insieme al personale del pubblico impiego. Grande manifestazione ieri a Roma per il rinnovo dei contratti ormai scaduti da 6 anni. Ancora caos nella fase C. Gli uffici scolastici regionali hanno dato disposizioni diverse perché il MIUR non ha presentato alcuna nota scritta chiarificatrice. Alcune scuole italiane sono insicure, nonostante gli investimenti promessi sull'edilizia scolastica. Alla scuola media Pellico di La Spezia cadono alcuni pezzi di cornicione di intonaco proprio mentre gli studenti stavano facendo ingresso nell'edificio. Un gruppo di alunni fa bere l'acqua sporca del mocio a un loro compagno che viene sottoposto a lavanda gastrica. La preside sospende per una settimana i responsabili. È successo alla scuola media di Borgo Franco. Duro il commento di Reginaldo Palermo su Facebook. Ormai la scuola sembra preordinata ad attività di ogni genere, mentre il vero e autentico compito della scuola, educare e istruire generazioni, sembra diventato un optional. Disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, a cui non viene data la possibilità di usufruire del bonus di 500 euro previsto per aggiornamenti. Gilda e gli altri sindacati non ci stanno e ricorrono al TAR del Lazio. Già dal prossimo concorso ci saranno prove specifiche per il sostegno e il nuovo reclutamento avverrà poi secondo i nuovi canali, contrari i sindacati. L'Italia ha il più basso tasso di occupazione di giovani laureati e detiene, secondo l'OCSE, il record degli insegnanti più anziani. In tutte le fasi del piano assunzioni non è prevista la mobilità straordinaria per tutti i docenti. L'onorevole Gallo del Movimento 5 Stelle presenta in Commissione Cultura un'interrogazione parlamentare. 2.700 studenti sono stati sfruttati da una società fittizia, con sede a San Marino e in Svizzera, che forniva manodopera gratis a hotel e ristoranti, spacciando il tutto per formazione ed alternanza scuola-lavoro. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa. Una docente di Traversetolo viene accusata di razzismo e maltrattamenti. Il Tribunale di Bologna, visti gli atti, ha revocato le accuse. L'insegnante è stata assistita dall'ufficio legale della Gilda di Parma. Molte le segnalazioni di docenti che nella fase C delle missioni in ruolo si trovano scavalcati nella scelta della sede e a volte anche nella provincia, da altri insegnanti che nelle stesse gare di provenienza erano collocati dietro, come ha denunciato una docente nelle news di Gilda TV del 14 novembre. Scatti di anzianità. Ancora una vittoria da parte degli insegnanti contro il MIUR. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Lucca. A dichiararlo il professor Gianni De Persis, coordinatore provinciale della Gilda di Lucca. Chiamata diretta dei presidi, ambiti territoriali, schedatura degli studenti con la pubblicazione dei profili scolastici ed inserimento di alunni e genitori nei comitati di valutazione sono i punti ritenuti di maggiore criticità della legge 107. La Gilda persegue la strada referendaria, come deliberato dalla direzione nazionale del sindacato. Grazie a Google Street View, oggi possiamo condividere la storia ricca del nostro bellissimo paese e la stessa regina Rania di Giordania a presentare al mondo l'esperienza di un giro virtuale nell'antica città di Petra. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime video.